Moving like the speed of sound. Quindi ci fatti imbarazzati su di me. Sto morendo. Schiantata di faccia. Ah, tipo della terna. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà 15 fatti imbarazzanti su di me. È un video molto carino dove vi parlerò di 15 cose imbarazzanti che ho fatto nel corso della mia vita o che faccio tuttora. Mi potrete sfottere per il resto dei vostri giorni. La maggior parte delle cose imbarazzanti che vedrete in questo video le ho fatte quando ero piccola. Cioè, veramente ero una disagiata mentale. Quindi, sì, incominciamo. Va bene, iniziamo subito. Non sono 15 perché, ve lo dico già, sono 13 perché gli altri due non li ho trovati, però sono già abbastanza imbarazzanti, quindi direi che valgono il doppio. Allora, primo fatto imbarazzante su di me, ero piccola e avevo un paio di scarpe nuove, ma non per forza nuove, un paio di scarpe che mi piacevano particolarmente. Ogni volta che andavo in giro per strada, tipo facevo due passi e mi dovevo guardare sotto le scarpe per assicurarmi di non aver calpestato niente che potesse rovinarmene. E questa cosa probabilmente la fanno anche tanti altri bambini, però cioè, se ora ci ripenso rido tantissimo e penso, what the fuck? Perché lo facevo? Ve lo giuro. Niente, tantissimo da ridere, solo a pensarci. Stavo morendo. Seconda cosa imbarazzante su di me è che ho una vera e propria fobia per le mie orecchie. Non mi prendete in giro per questa cosa, vi giuro ragazze. Allora, praticamente, in cosa consiste la mia paura? Sono convintissima di avere l'orecchia a sventola. Ve lo giuro, ma non so perché, magari poi non le ho neanche. Cioè, hanno una forma strana e non mi piacciono. E quindi tendo a portare sempre i capelli sciolti. O quando comunque ho la coda tipo vado in giro così perché mi vergogno di far vedere le mie orecchie. E questa cosa le mie amiche la sanno e quindi tipo cioè, a volte mi prendono in giro, mi dicono oh che belle orecchie così, no, per sfottermi. Oppure tipo c'è una mia amica Sara che saluto, ciao, ciao Sara. Insieme abbiamo inventato un fantastico segnale che mi avvisa quando mi si vede un orecchio. Quindi quando vi dice sosos o sosod vuol dire SOS orecchio destro, sosod, oppure SOS orecchio sinistro, sosos, e appunto mi avvisa che mi si sta vedendo un orecchio. Terza cosa imbarazzante su di me. Allora, non è proprio una cosa imbarazzante, però è una cosa che mi è successa che allora non mi aveva fatto tanto ridere, però ora come ora che ci ripenso per proprio la scena mi viene da ridere. Allora, ero piccola e da piccola io amavo la danza classica, vi giuro, ero fissata, guardavo tutti i cartoni animati dove ci fossero ballerine, tutti i film in cui ci fossero ballerine, volevo i tutù, le scarpette con le punte, tutte queste cose qui, e quindi mia mamma mi aveva iscritto a fare danza classica, io felicissima e tutto quanto, talmente felice che un giorno, tornata a casa da scuola, mi ero messa a fare un po' di giravolte, così, no? Solamente che non so cosa è successo, avrò messo male un piede o qualcosa del genere e mi sono schiantata proprio di faccia. Tipo, voi dovreste vedere la scena rallenti, è stata una cosa troppo, non lo so, una scena che secondo me faceva ridere tantissimo vista dall'esterno, perché io tipo giravo, a un certo punto, schiantata di faccia. Ho pianto, mi sono fatta malissimo, però quando ci ripenso ora mi viene da ridere. Poi, allora, quando ero piccola sempre, avevo un fastidiosissimo tic che probabilmente tutti notavano tranne me. Guardavo la TV e facevo così. Se io vedessi la me del passato fare una cosa del genere, andrei lì e tirerei tipo uno schiaffo. Perché sto facendo tipo così? Hashtag morte sociale, veramente ragazzi, io lo ripropongo. Fate le foto, taggatemi su Instagram con gli hashtag morte sociale, veramente ragazzi, lanciamo questo nuovo trend. Poi, questa cosa è successa non molto tempo fa, sarà successa tipo due anni e mezzo fa. Allora, io prima di fare la scuola di estetica, dove la faccio ora comunque di cambiare direttamente indirizzo, ho fatto un anno all'istituto tecnico indirizzo turistico e a Mugello, perché delle zone. E praticamente la mia classe era di fronte alla quinta e in questa quinta c'era questo ragazzo veramente bellissimo che tipo tutte gli morivano dietro. Io spero che lui non stia guardando questo video perché se no la cosa potrebbe essere veramente imbarazzante, molto imbarazzante. Ogni volta che vedevo che c'era la porta della sua classe aperta, io passavo davanti alla sua classe e iniziavo a battere le mani così, a urlare, cioè come una psicopatica, che io tipo dico, ma why? Ma perché?
Un giorno era venuto nella nostra classe a chiedere, non mi ricordo cosa, ma io non mi ero accorta che lui fosse al lato della porta. E quindi tipo mi sono messa a battere le mani come un deficiente così. E penso proprio che lui mi abbia visto e tipo quel giorno sono rimasta tutto il giorno così. Sì, perdonami, avevo 14 anni, veramente. Prossimo fatto imbarazzante. Allora, non è proprio un vero e proprio fatto imbarazzante, perché penso fosse il sogno di tutte le bambine. Allora, da piccola avevo una vera fissa totale per High School Musical. Cioè, era il mio film preferito, li ho visti tutti, vi giuro. E il mio attore preferito, ma era Troy Bolton, quindi non è poco di meno che Zac Efron. E io ero proprio convinta al 100% che lui mi avrebbe incontrato e ci saremmo sposati, avremmo avuto dei figli, ma io lo dicevo con tranquillità, dicevo, eh sì, quando io e Zac Efron ci sposeremo, eh sì, così avevo tutta la camera piena dei suoi poster. Un giorno mia zia mi aveva detto che lui non si faceva la doccia, così a random me l'aveva detto, e io dopo il giorno ho totalmente smesso di seguirlo. Non me ne è proprio fregato più niente, perché io non volevo una persona che puzzava. Un'altra cosa imbarazzante su di me, una cosa che sicuramente sarà successa anche a molti di voi. Allora, ero in piscina e ero scesa da uno scivolo. Ero scesa e avevo tipo il costume a fascia. E io, bella, tranquillamente, esco dall'acqua così, no? Non mi ero accorta che mi si era abbassata la fascia. Arriva un ragazzo e così mi fa, scusa, guarda che ti si è abbassata la fascia. Avrei veramente voluto sparire dalla faccia della terra? Avrei voluto totalmente sparire dalla faccia della terra, dell'universo, non essere mai esistita, perché mi vergognavo da morire, volevo tipo sprofondare nell'acqua, non lo so, penso di essere diventata non rossa, viola. Se l'avete passato anche voi scrivetemelo nei commenti, ma sono sicura di sì, penso che almeno una volta nella vita sia successa a tutte, non dite di no perché non ci credo. Altra cosa imbarazzante su di me, allora questa non è successa molto tempo fa, anche questa l'ho avuta questa fissazione per un bel po' di tempo. La mia fobia era quella delle persone pelate. Ok. Lasciando stare il mio disagio mentale, perché io tipo non so perché avessi paura delle persone pelate, ma vi giuro che mi mettevano ansia. È come dire che una sedia ti mette ansia, non ha senso. Però io nella mia mente bacata ero convinta che la cosa avesse un senso. Comunque un giorno ero andata, vabbè, io e la mia migliore amica insieme alla nostra compagnia eravamo andate a Milano così tranquillamente, passeggiavamo per le strade. La nostra compagnia era grande, no? E quindi io e la mia amica ci eravamo staccate e eravamo andate, sto dicendo sì. Io e la mia amica ci siamo staccate un attimo per andare, non mi ricordo, entrare, forse era Rinascente, da Marco, non mi ricordo. E ci siamo persi il resto del gruppo. Allora, non so se la cosa più imbarazzante fosse quella che arrivo per dirvi o quella che vi dirò dopo. Allora, prima cosa imbarazzante che è successa quel giorno è stata, allora, ci siamo perse. Eravamo in piazza Duomo, ci chiama un'altra mia amica e mi fa, oh Sha, dov'è che siete? Non vi troviamo di qui di là. E gli faccio, Gio, non lo so, qui davanti a noi c'è una chiesa. Era il Duomo. Ho sempre avuto delle cattive capacità orientative, io non so perché avessi scelto turistico prima di estetica, io proprio non capisco niente di geografia. La cosa che dovrebbe essere realmente imbarazzante, però non è questa, è il fatto che eravamo lì, c'erano tipo dei signori che dovevano promuovere forse gli alcol test, visto che eravamo lì. Questo signore era pelato, come una disagiata, tipo ho camminato e ha perso un muro, mi sono messa tipo per così, a guardare il muro, e tra un po' dondolavo anche così, cioè mancava solo quello. Mio Dio, non voglio crederci che lo sto raccontando a tutto il mondo praticamente, perché chiunque potrebbe vedere questo video e chiunque potrebbe sfottermi per queste cose, vabbè. La mia amica provava a chiedere informazioni e questo signore ci guarda e fa, ragazze, ma cosa ne pensate? Perché non facciamo un bel alcol test? E tipo, io e la mia amica ci siamo guardate e abbiamo detto, sì, ma noi non siamo ubriache. Ce ne siamo tipo andate scappando così. Ma altra cosa imbarazzante su di me è stata una cosa che è successa più o meno 3-4 mesi fa. Ero andata a ballare con il mio ragazzo e degli altri nostri amici. Questa discoteca praticamente va tipo una salita ripida così. E io avevo tacchi, tacco 12, quindi voglio solo farvi immaginare come sia andata a finire. Esatto, sono caduta. E tipo io mi auguro che non ci fosse nessuno che mi abbia visto. Io odio cadere in pubblico, ve lo giuro, mi vergogno tantissimo, è una cosa che proprio no. Altra cosa imbarazzante su di me, allora questa cosa la faccio ancora alle volte, molto meno rispetto a prima. A volte la sera quando sono tutti a dormire, perché non voglio che la gente mi veda perché sennò mi imbarazzerei, tipo metto a bassissimo volume ovviamente delle canzoni, mi immagino di essere in un video musicale. Quindi mi metto a ballare e a fare tipo mosse da una gallina che sta per avere una paresi, non lo so.
E io credo anche di essere brava, perché io mi autoconvinco nel mio cervello di essere bravissima e di poter fare il nuovo video musicale di Justin Bieber. Sì. Un'altra cosa assolutamente imbarazzante, fino a poco tempo fa, vi parlo di quest'estate, cantavo e mi registravo e poi riascoltavo la registrazione e mi rendevo conto di essere suonata come una campana e non brava come credevo e quindi l'eliminavo prima che qualcuno potesse trovarla e potesse sentirla e io potessi bellamente decidere di scappare e sprofondare da qualche parte nella mia umiliazione. Per un periodo devo dire che sono andata anche a lezioni di canto, mi piaceva, amavo cantare, poi boh, non lo so perché ho smesso così, quindi sono tipo suonata come una campana. Idem quando canto sotto la doccia, spero sempre che non mi senta nessuno o che comunque nessuno faccia commenti sulla cosa perché mi imbarazzo tantissimo, ve lo giuro. Un'altra cosa imbarazzante che facevo, perché ora, vabbè, ora ce l'ho la videocamera con cui parlare, qualche anno fa vi parlo di quando forse avevo 12-13 anni, quando ho scoperto YouTube volevo diventare... io ho sempre seguito Nicole, Kiss & Makeup 01, e tipo io la amavo e volevo essere come lei, e quindi tipo passavo un sacco di tempo, mi mettevo davanti allo specchio, prendevo un prodotto, dicevo... Sì, allora, questo è il scoprino, non so se lo vedete, cioè praticamente facevo così, però la cosa patetica era che nessuno vedeva il video. Cioè io parlavo talmente al mio riflesso nello specchio, oppure facevo la makeup collection, ma tipo parlavo... Nessuno avrebbe mai saputo che io lo stavo facendo, e quindi delle volte magari aprivano la porta e mi dicevano... Sharon, tutto a posto? Io, no, sì, stavo guardando i trucchi, sì. Penultima cosa, allora, quando ero più piccola, forse andavo in seconda, terza media, da quando andavo in seconda media che seguo video su YouTube comunque, mi devo veramente molto a YouTube. E quindi io sempre sentivo tutorial e tutto quanto, vabbè, secondo me non è che mi truccassi, ho iniziato a truccare un po' di più, terza media, fine terza media, seconda terza media, cioè ero bravina, però ero convinta di essere una makeup artist, proprio totalmente. E tipo, alle volte, cioè io non sapevo mettere l'eyeliner, cioè non sapevo fare la codina e quindi lo mettevo tipo su tutta la palpebra, convinta di essere tipo strafiga. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è quando eravamo piccoli, io e mio fratello, eravamo convinti di essere dei personaggi di una serie TV. Sì. Quindi praticamente ci eravamo inventati dei nomi, che non dico perché mi imbarazzo troppo, ve lo giuro. E niente, noi praticamente giocavamo così, facevamo finta di fare uno show, non lo so, tipo queste cose qui, ed è patetica questa cosa, veramente, mi vergogno tantissimo. Niente ragazzi, questo era il video sui 15 fatti imbarazzanti su di me, secondo me era un video molto carino, molto divertente, mi sono divertita anche moltissimo a girarlo, io spero che il video vi sia piaciuto, ditemi se vi può interessare un video dove vi mostro tipo le foto vecchie di quando ero piccola e la mia reazione. Oh, a me piace guardarli, mi fanno straridere, quindi boh, magari vi poteva interessare, fatemi sapere. O comunque ditemi se vi interessa un video in particolare, scrivetemelo giù nei commenti, sarò più che felice di accontentarvi. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3, ciao!